Quello che dico deve restare segreto. Circa 3 settimane fa l'ente protezione ambientale ha rilevato livelli di radioattività un po' alti nella zona di Lafayette Street. Da dove proviene questo eccesso di radioattività? Ricorda che si era diffusa una voce secondo cui noi volevamo trasportare materiale radioattivo attraverso Manhattan? Sì, tutta la stampa ne ha parlato a lungo. Ma c'è stata un'ordinanza del tribunale che ve l'ha impedito. E noi abbiamo fatto ricorso in appello. Ma nel frattempo la roba non si può spostare. Giace ancora lì sotto. L'ordinanza del tribunale ci impedisce di portarla via. George Cooper all'improvviso pianta tutto e scompare dalla circolazione. Riappare 6 mesi dopo e vince un premio fotografico con un servizio sui derelitti che vivono nelle fogne. E allora? Senti, tutti vorremmo essere ricchi e famosi, ma dovendo scegliere preferiamo essere ricchi. È raro trovare qualcuno che scelga la fama. Dove io vuoi arrivare, amico? Quella storia sui barboni ti ha reso famoso. Non è per questo che ho fatto quel servizio. Oh, e poi a lui non interessa vincere premi. L'ha fatto soltanto perché ci crede. Ah, solo perché ci credeva. Ma non sapete che la fede nel giornalismo è passata di moda da un pezzo? Senti, si può sapere che cerchi? Vuoi che ti rilasci un'intervista o cos'altro? Voglio una storia. Che tipo di storia? Su quei barboni. Capisco. Io ho fatto quel servizio perché quei poveretti mi interessavano, ma non voglio avere niente a che fare con la stampa. È chiaro? Lascia stare la stampa e pensa ai tuoi amici. Andiamo. Vuoi sapere una cosa? Ci sono uomini del centro di ricerche nucleari per tutta la città. Sta succedendo qualcosa di grave che vogliono nascondere. La polizia sta impazzendo per capire perché una stracciona ruba una pistola. Stanno pedinando anche te.